La nostra scuola secondaria di primo grado è sul territorio bergamasco come struttura d'eccellenza della cultura da diversi decenni e nonostante questo si è sempre comunque aperta anche alle innovazioni che contraddistinguono la realtà scolastica che ci circonda. Lo stiamo facendo con una particolare attenzione all'internazionalità che ci viene offerta dalla metodologia Cambridge, una metodologia che permette ai nostri alunni, fin dai primi giorni del primo anno, di affrontare diverse discipline non linguistiche anche con l'approccio attraverso la lingua inglese. Come con una modalità che Cambridge, non a caso, chiama gamification. Questo termine permette a tutti gli alunni di apprendere con una modalità sicuramente meno accademica e forse più ludica e più semplificata, però li coinvolge molto. Inoltre, i nostri alunni nelle tre annualità possono affrontare in modo assolutamente volontario alcuni moduli che gli permetteranno di affrontare, qualora lo desiderassero, i primi esami del Lower Secondary Cambridge. Tutto questo noi lo facciamo senza perdere di vista quella che è comunque la normale programmazione curricolare che porta i ragazzi alla fine del triennio ad affrontare con serenità il quinquennio successivo, che potrà essere affrontato all'interno dei nostri licei, proseguendo con la metodologia Cambridge, oppure in una qualunque altra struttura del territorio. Ma la didattica non è tutto, è una parte del tutto. Rousseau ha scritto: quale saggezza puoi trovare che sia più grande della gentilezza? Per noi la didattica è importante, ma non è tutto. La cosa più importante è creare un ambiente accogliente per i ragazzi, che non si limiti a spazi adeguati, ma che consideri la figura dell'insegnante educatore come colonna portante della scuola. Perché noi siamo prima di tutto educatori e in quanto tali abbiamo il dovere di sfiorare l'anima dei ragazzi con tutta la cura possibile. Prenderli per mano se restano indietro di qualche passo, soffiare nella loro direzione quando prendono il volo o accendergli la luce quando fuori è buio e rischiano di perdersi. È il ragazzo ad essere al centro del nostro sistema educativo e la cura è indispensabile per uno sviluppo sano, consapevole, gioioso. Il punto non è di insegnargli le lingue e le scienze, ma di dargli il gusto per amarle. Noi siamo questo e ci impegniamo ad essere questo ogni giorno. Al di là delle parole, comunque, credo che contino di più i fatti. E noi non vediamo l'ora di darvene la prova.